Buongiorno, benvenuti al webinar Lo sportello digitale del portale nazionale a disposizione dei comuni italiani, il primo appuntamento online del secondo ciclo di webinar in materia di semplificazione amministrativa, dal titolo Digitalizzare per semplificare, dedicato alla gestione telematica del SUAP nel portale nazionale impreso in un giorno, strumenti e modalità operative. Sono Paola Pirani di Formexpia, vi do il benvenuto a questo evento online. Do il benvenuto anche ai relatori di oggi, Riccardo Roccasalvo, esperto di semplificazione Formexpia, Giovanni Tarquinio, ICT trainer presso Infocamere e Giuseppe Agostinelli, responsabile presso Infocamere, ai quali a breve passerò la parola. Questo webinar, come dicevo prima, è il primo appuntamento del secondo ciclo di approfondimento e divulgazione in materia di semplificazione amministrativa nell'ambito della digitalizzazione, un percorso che fa parte del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, nell'ambito del progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, un progetto affidato a Formexpia dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Questo ciclo si compone di due eventi, questo di oggi appunto e il webinar che si terrà il prossimo 26 novembre, dal titolo SUE, l'offerta integrata col SUAP digitale del portale impresainungiorno.gov.it. Questi appunto sono gli eventi che fanno parte del nostro piccolo percorso. Nell'ambito di questo progetto, Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, si sono svolti diversi webinar e seminari. Abbiamo avuto webinar che hanno toccato le tematiche dalla conferenza dei servizi alla SCIA, SUAP e SUE, il commercio, la notifica sanitaria, spettacoli e intrattenimenti pubblici, semplificazione delle imprese certificati, digitalizzazione, autorizzazione imprese funebri, ambiente, edilizia, impresa e modulistica unificata e standardizzata. Questi sono i numeri che dall'inizio del nostro progetto ci vedono protagonisti voi. Ai seminari hanno partecipato ben 4.494 utenti e ai nostri webinar ben 11.115. Potete vedere anche nelle slide che poi troverete nella pagina di eventi nella quale vi siete iscritti anche il numero di partecipanti ai seminari e webinar per regioni e il numero anche di partecipanti ai seminari e webinar diviso per ente di appartenenza. Tutti questi eventi li potete trovare al nodo di eventipa.formex.it 17455. Qui potete avere tutti i link, tutti i seminari e tutti i webinar che rimandano alla pagina di eventi Eventipa, nella quale troverete le registrazioni e il materiale di supporto dato dai relatori. Nell'ambito di questo progetto è nata anche la rete reteitaliasemplice.gov.it, che è una piattaforma al servizio del personale dell'amministrazione, delle associazioni delle imprese, dei cittadini, dei tecnici ed è dedicata alla messa, allo sviluppo e alla messa in rete delle competenze nell'attuazione degli interventi di semplificazione. La rete Italia Semplice è stata messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formexpia nell'ambito del PON Governance, Delivery Unit e supporto all'operatività della riforma. Per accedere basta utilizzare le credenziali di DFPout, cliccare sul pulsante Accedi e automaticamente si viene registrati all'area di lavoro Rete Italia Semplice, mentre per poter partecipare alle successive, la modulistica standardizzata e semplificata e SUAP conferenze di servizi, basta cliccare sul pulsante Partecipa. Ci sono diversi strumenti e servizi in questa piattaforma, tra quali guide, FAQ e chiedi all'esperto, e poi tutto un remind ai nostri seminari e webinar. Andiamo velocemente all'incontro di oggi, che è un percorso rivolto al personale delle amministrazioni dei SUAP del territorio nazionale e anche a tutti coloro che sono interessati a queste tematiche. Dopo la mia breve presentazione ci sarà l'intervento di Riccardo Roccasalva e a seguire Giovanni Tarquinio e Giuseppe Agostinelli, per poi lasciare spazio alle vostre domande e risposte. Di cosa parleremo oggi? Parleremo delle funzionalità e dell'utilizzo del portale Imprese in un giorno, delle Camere di Commercio e del rapporto tra SUAP e SUE dal punto di vista dei profili normativi e tecnologici. In particolare, Riccardo Roccasalva ci parlerà del procedimento telematico del SUAP, mentre Giovanni Tarquinio e Giuseppe Agostinelli parleranno del SUAP, lo sportello digitale del portale nazionale impresainungiorno.gov.it a disposizione dei comuni. Alla fine,
appunto della loro trattazione, ci sarà lo spazio per le vostre domande. Le domande verranno raccolte nella chat, nella quale appunto mi troverete presente per poter raccogliere tutti i vostri spunti e le vostre riflessioni, e alla fine appunto ci sarà questo spazio dedicato. Vi ricordo sempre che le domande alle quali non ci sarà tempo per rispondere le potete trovare tranquillamente per iscritto poi nei giorni successivi al nostro evento online. Come al solito, tutti i nostri eventi sono registrati e troverete le slide e la registrazione nella pagina di eventipa.format.it/node/200699, che è la pagina nella quale vi siete iscritti. Vi ricordo che per l'attestazione di iscrizione a questo evento avverrà solamente per coloro che risultano iscritti al webinar e che partecipano per almeno il 20% del tempo a disposizione. Per finire vi ricordo che potete già iscrivervi al webinar del 26 novembre dal titolo SUE, l'offerta integrata col SUAP digitale nel portale impresainungiorno.gov.it. E a questo punto non mi resta che augurare a tutti voi un buon lavoro e lasciare la parola al primo relatore di oggi che è Riccardo Roccasalva. Prego! Sì, grazie Paola, buongiorno a tutti. Ecco le slide. Allora, nel mio breve intervento parleremo essenzialmente del, più che altro un ricapitolo di cose che la maggior parte di voi già sa, e cioè gli adempimenti dal punto di vista telematico che i swap devono affrontare, non da oggi in effetti, ma a partire dall'entrata in vigore del DPR 160 del 2010. Quindi sono cose che per molti sono già scontate, però ricordiamoci che in molte aree d'Italia, un po' a macchia di leopardo, ci sono ancora dei SUAP che accettano le pratiche in cartaceo. Quindi prima di dare la parola appunto ai colleghi di Unioncamere, credo sia opportuno appunto soffermarci su alcuni aspetti. In particolare, affronteremo in questa prima slide quelli che sono i profili organizzativi del SUAP, soprattutto i suoi riflessi con la trasparenza. Cosa ci dice già il DPR 160, ben prima dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 126 del 2016? Ci sono determinati adempimenti di trasparenza che riguardano i SUAP con riferimento alle schede descrittive dei procedimenti, quindi il SUAP deve mettere sul suo portale delle schede che descrivono in maniera sintetica, schematica, i procedimenti di propria competenza. La modulistica con l'elenco degli allegati obbligatori, quindi questo, ripeto, ancora prima per i SUAP rispetto agli adempimenti di trasparenza previsti ad esempio dal decreto 33 del 2013 e così via, e poi l'elenco delle SCIA e delle domande di autorizzazione presentate. Quindi questi sono il set minimo di informazioni che, come sapete, dal 2010 ciascun SUAP deve porre in essere. Naturalmente questi obblighi sono stati in qualche maniera ribaditi e rafforzati anche in termini di responsabilità appunto per chi si occupa di questo ufficio dall'articolo 2 del 126. Ricordo a tutti, il decreto 126 del 2016 è quello che introduce il cosiddetto SCIA 1. Il decreto SCIA 1 è quello che introduce determinati obblighi di trasparenza, ma anche introduce gli istituti della SCIA unica, della SCIA condizionata, che poi verranno ripresi dal decreto SCIA 2, il decreto di fine 2016, il decreto 222. Cosa dice il decreto 126? Riguarda, contiene l'obbligo di pubblicare moduli standardizzati alle scadenze prefissate, come sapete, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore del decreto 126, quindi a partire dall'accordo del maggio 2017 in poi, fino all'ultimo accordo in conferenza unificata del 25 luglio del 2019, che ha riguardato, come sapete, le autoscuole più un altro paio di casistiche relative alle somministrazioni. Sono cadenzate due adempimenti in termini pubblicitari, quindi rispettivamente in carico alle regioni e ai comuni, quindi ai SUAP. In particolare le prime devono effettuare la cosiddetta regionalizzazione, quindi devono adattare quel modulo alle specifiche regionali, naturalmente soltanto nei campi contrassegnati da asterisco, come sapete. Per quanto riguarda i comuni, invece, c'è una scadenza successiva, che
entro la quale devono pubblicare questi modelli standardizzati, cosa che è possibile fare anche attraverso il richiamo alla piattaforma, se ce n'è una naturalmente, alla piattaforma regionale o alla piattaforma camerale o altri tipi di piattaforme, di cui si è dotato lo sportello unico. Ma questo naturalmente riguarda quelle attività che sono oggetto di accordo in conferenze unificate. Come sapete, basta andare a leggere l'allegato al decreto 222 rispetto alla modulistica adottata finora, approvata in conferenza unificata. Non tutte le casistiche sono state oggetto di approvazione in conferenza unificata. Quindi per tutti gli altri occorre che il SUAP comunque si adegui. Laddove non vi sia un modello, l'articolo 2 del 126 ci ricorda che dobbiamo comunque pubblicare gli stati, le qualità personali e i fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di dichiarazione sostitutiva, di certificazione dell'atto di notarietà, quindi gli articoli 46 e 47 come sapete, del testo unico sulla documentazione amministrativa, il 445 del 2000, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, indicando le norme che ne prevedono la produzione. Quindi è importante inserire questo set minimo di adempimenti sul nostro portale o attraverso dei richiami, ripeto, alle piattaforme regionali, camerali o quant'altro che li prevedono. Altrimenti le sanzioni, proprio per questa l'eventuale violazione dell'obbligo di trasparenza e di pubblicità di questi modelli sono abbastanza significative, sono abbastanza elevate, le prevedono l'ultimo comma dell'articolo 2, ve lo ricordo a tutti, quindi è prevista addirittura, si può arrivare alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 6 mesi, quindi non stiamo parlando di banalità, quindi è sempre meglio adempiere a questi obblighi. Questa è una slide che in effetti riprenderemo più ampiamente la settimana prossima. Ci sarà, come sapete, fra una settimana esatta un nuovo webinar sui rapporti tra SUAP e SUE, quindi non ne parliamo sicuramente in questa sede, che riguarda anche questo, ha dei significativi riflessi sulla telematica, quindi sull'approccio che i SUAP devono avere. Il 160 del 2010, come vi dicevo, oltre a stabilire per primo questi obblighi di pubblicità, stabilisce anche come deve essere il flusso di dati da e verso l'utente, da e verso l'imprenditore. In particolare, come sapete, l'articolo 4 prevede che il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva. Quindi chi si interfaccia, ma questo non dal 2010, ma addirittura dal 1998 con il vecchio DPR 4.7, però qui lo troviamo per la prima volta esplicitato a livello telematico, è il SUAP, quindi chi deve dare risposte all'imprenditore è lo sportello unico. Anche naturalmente i pagamenti fatti dall'impresa devono poter essere effettuati in modalità telematica. Oggi, insomma, da pochi anni è attivo il servizio PagoPA. Ci sono anche diverse piattaforme regionali che si stanno adeguando a questo modo di effettuare i pagamenti. Laddove ciò non sia possibile, è ancora possibile effettuare il pagamento attraverso la scansione, quindi allegando alla pratica digitale la scansione del pagamento, quindi la scansione del bollettino o della marca da bollo e allegarla alla pratica. Naturalmente molto meglio, laddove sia possibile, utilizzare il sistema PagoPA, su cui magari poi più diffusamente si dilungheranno i colleghi. Il SUAP, ecco, questo è importante, sempre il DPR 160, l'articolo 5 ci ricorda che al momento della presentazione della SCIA, ecco il motivo per cui poi è, come dire, importante dotarsi di una piattaforma, quindi non lavorare attraverso la semplice PEC. Il SUAP al momento della presentazione della SCIA deve verificare con modalità informatica la completezza formale della segnalazione dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette in via telematica la segnalazione agli allegati, alle amministrazioni e agli uffici competenti. Allora qua la norma ci dice alcune cose molto importanti. Mi dicono che l'audio è basso, provo ad alzarlo un po'. Ok, spero che mi sentiate meglio.
Allora, dicevo, ci sono, quindi vengono dette alcune cose molto importanti. La prima è che il punto swap deve effettuare la verifica di completezza formale, quindi lungi dal sostituirsi ai colleghi degli altri uffici o degli altri enti, quindi non deve effettuare una verifica nel merito, ma deve effettuare una verifica di completezza formale della pratica, quindi sia della SCIA in questo caso, perché parliamo della SCIA, che dei relativi allegati. Per farlo, e quindi per poter rilasciare automaticamente, quindi per poter effettuare in maniera informatica questa verifica e per poter rilasciare automaticamente la ricevuta, naturalmente, è opportuno che ciò avvenga attraverso una piattaforma. Diversamente, se noi lavoriamo la pratica tramite PEC, naturalmente quello che il sistema ci consente di fare è rilasciare la ricevuta di avvenuta consegna, come sapete, che effettuerà il provider di posta elettronica certificata, ma non naturalmente la verifica di completezza formale. Ecco perché è sempre importante dotarsi di una piattaforma che faccia questo tipo di lavoro. L'altra cosa molto importante che ci dice questo comma 4 è che la pratica viene trasferita sia agli altri uffici che agli uffici competenti, agli altri enti competenti, in modalità telematica. Quindi la pratica non va mai, come dire, non deve mai diventare analogica. Digitale nasce, digitale deve restare nei rapporti anche con gli altri enti. Una volta rilasciata naturalmente questa ricevuta, è possibile avviare immediatamente l'attività. Perché parliamo appunto di segnalazione certificata. Una norma diciamo più recente rispetto a quella che stiamo commentando adesso è il decreto legislativo 217 del 13 dicembre 2017, che introduce alcune modifiche e integrazioni al CAD. Per quello che ci riguarda, molto importante è l'articolo 66,8. Facciamo un passo indietro, abbiamo parlato dei moduli unificati e standardizzati che a partire dal maggio del 2017 la conferenza unificata sta approvando, quindi con cadenza periodica. Naturalmente i primi modelli riflettevano un'impostazione esclusivamente cartacea, per cui tradurli poi in formato digitale era sempre una cosa abbastanza complicata, cosa che poteva inficiare poi anche la cooperazione applicativa tra i vari enti. Per ovviare a questo problema, con questo decreto legislativo si è stabilito che per garantire proprio l'interoperabilità e lo scambio di dati tra le varie amministrazioni, ma anche quindi chiaramente tra le varie piattaforme, i moduli unificati e standardizzati recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni che sono contenute in essi. Quindi, oltre ad approvare il modello tradizionale come lo conosciamo noi, che riproduce l'impostazione cartacea tradizionale, viene approvato anche un formato cosiddetto XML o XML schema in cui sono contenute in formato appunto, diciamo, nativo digitale tutte le informazioni dei modelli, cosa che garantisce una più facile interoperabilità fra le diverse piattaforme. E poi soprattutto anche l'alimentazione automatica dei database, perché attraverso l'XML tutti i dati che ci vengono dalle pratiche alimenteranno in formato automatico le nostre banche dati, nostre o naturalmente del gestore della piattaforma, in maniera tale che poi quando dovremo andare a estrarre dei dati per statistiche, per campionamenti o quant'altro, quei dati appunto li troveremo già senza dover noi manualmente alimentare la nostra banca dati. Quindi da questo punto di vista l'XML è un formato molto, molto importante, opportunamente quel decreto va preso in considerazione. Tornando indietro brevemente dal punto di vista temporale al 10 novembre 2011, questa è la data in cui, molti di voi lo ricorderanno, fu emanato un decreto interministeriale per ovviare ad alcuni problemi, naturalmente parliamo di un'epoca storica, come dire, che ormai parliamo di oltre 8 anni fa. Questo decreto interministeriale fu approvato per ovviare ad alcuni problemi che avevano manifestato i SUAP in generale l'informatica all'indomani dell'entrata in vigore del DPR 160. Come sapete, nel fine marzo 2011 era entrata in vigore la parte relativa alla SCIA telematica, mentre il 30 settembre del 2011, quindi poche settimane prima di questo decreto, era entrato in vigore l'obbligo di consentire la presentazione online anche delle domande di autorizzazione.
Ebbene, questo decreto stabilisce delle misure, come dire, provvisorie, delle misure tampone proprio per garantire comunque un minimo di operatività telematica per quei SUAP che erano un po' in ritardo, e cosa che vale, naturalmente, sono regole che valgono ancora adesso, soprattutto per quei SUAP che non hanno, non sono agganciati a delle piattaforme telematiche o che addirittura lavorano delle pratiche in cartaceo, perché stiamo verificando, ahimè, che comunque ci sono ancora, ripeto, macchie di leopardo nella nostra penisola, ci sono ancora dei SUAP che lavorano delle pratiche in cartaceo. Che cosa dice questo decreto interministeriale? Molto brevemente: se i SUAP non consentono il pagamento delle marche da bollo e dei diritti di istruttore in modalità telematica, come dicevo prima, le ricevute e gli avvenuti pagamenti per ciascun procedimento sono allegati in modalità informatica all'istanza o alla segnalazione. Per quanto riguarda la marca da bollo, il soggetto interessato provvede a inserire nella domanda che cosa i numeri identificativi delle marche e ad annullare le stesse conservandone gli originali. Per evitare possibili e a tutti evidenti frodi, nel senso che l'utente può sempre prendere la stessa marca da bollo e allegarla ad n pratiche, n domande di autorizzazione, c'è una funzionalità, come sapete, nell'Agenzia delle Entrate che consente di verificare se quella marca da bollo sia già stata usata o meno. Ancora, quello che vi accennavo prima, se il SUAP non dispone di strumenti che consentano la verifica in modalità informatica e quindi automatica della completezza formale della segnalazione dell'istanza e dei relativi allegati, è valida la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP della segnalazione dell'istanza. Questo naturalmente, come tutti sapete, è un aspetto che è una grande facilitazione per il privato, però un grande vulnus per chi lavora al SUAP, perché chiaramente si aprono attività anche molto importanti. Sapete benissimo, basta andare a leggere l'allegato tecnico al 222. Oggi si possono, come dire, si possono presentare pratiche anche di una certa consistenza con SCIA, e quindi questo ci obbliga poi in maniera tempestiva a esaminare le pratiche, soprattutto dal punto di vista della loro completezza formale, delle pratiche e degli allegati. Allo stesso modo, dalla data di emissione della ricevuta e dell'avvenuta consegna dell'istante al SUAP decorrono i termini per la conclusione del procedimento unico ordinario. Ricordo a tutti, anche se lo sapete già, che con il decreto 126, che prima ho accennato, sono stati introdotti due nuovi articoli nel testo della 241, cioè l'articolo 18 bis e l'articolo 19 bis. L'articolo 18 bis in particolare riguarda la ricevuta telematica, naturalmente in questo caso, che abilita l'utente ad avviare l'attività nel caso in cui naturalmente si tratti di comunicazione o di SCIA, SCIA semplice o SCIA unica. Se poi quella comunicazione contiene tutto ciò che è previsto dall'articolo 8 della 241, quindi tutti gli aspetti che deve contenere la comunicazione di avvio del procedimento, ecco che quella ricevuta vale anche come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della 241. Questo naturalmente è una funzionalità che alcune piattaforme hanno. Questo concludo naturalmente con questo decreto interministeriale. Ci dice: nel caso in cui l'applicativo o il sistema in generale del SUAP cade, come si usa dire in gergo tecnico, quindi non è disponibile la funzionalità informatica per oltre 3 ore consecutive durante l'orario di apertura degli uffici, l'utente può utilizzare anche le modalità previste dall'articolo 38 del 445. In questo caso anche per fax. Ricordo che il fax non è più ammissibile nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, ma residua appunto questa possibilità prevista dal 445, anche dal CAD dall'82 al 2005, in questi casi eccezionali. Ma naturalmente, insomma, sono problemi che sempre meno si verificano man mano che le piattaforme naturalmente diventano più mature, ecco, da questo punto di vista. Infine, il procedimento automatizzato previsto sempre dall'articolo 5 del DPR 160 prevede che la SCIA, quando è contestuale alla comunicazione unica, quella effettuata alla Camera di Commercio, di cui magari potranno parlare se si dà tempo i colleghi della Camera di Commercio,
viene presentata al registro imprese che poi la trasmette direttamente al SUAP che rilascia la ricevuta. Il valore della ricevuta, come vi dicevo prima, oggi è disciplinato dall'articolo 18 bis, quindi abilita in questi casi all'immediato esercizio dell'attività, purché sia presentata appunto all'ufficio competente. Se la si presenta alla piattaforma, naturalmente problemi non ce ne sono. Dell'articolo 18 bis, vi ho già detto, vado brevemente a concludere questo mio breve intervento. Volevo solo ricordarvi perché anche questo ha un impatto significativo poi come dire, su come il SUAP deve strutturarsi dal punto di vista telematico. Come dicevo prima, l'articolo 19 bis, introdotto dal decreto 126, ha introdotto due regimi nuovi di segnalazione certificata di inizio attività che sono la scia unica e la scia condizionata. La scia unica è prevista appunto dall'articolo 19 bis, comma 2, è sostanzialmente il caso in cui per iniziare appunto un'attività soggetta a scia sono necessarie per altri endoprocedimenti altre scia o comunicazioni, attestazioni o asseverazioni. In questo caso, naturalmente, l'avvio, anche in questo caso, l'avvio dell'attività è immediato, è possibile effettuarlo immediatamente subito dopo la presentazione della pratica telematica al SUAP. Quello che è importante è che appunto può impattare sul workflow della pratica e quindi sull'applicativo di back office, e che il SUAP deve inviarla senza ritardo alle altre amministrazioni, queste almeno 5 giorni prima della scadenza dei termini previste per l'istruttoria, che vi ricordo rispettivamente di 60 o di 30 giorni, a seconda che si tratti rispettivamente di scia amministrativa o di scia edilizia, devono formulare proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19. Quali sono naturalmente questi provvedimenti? Sono, come tutti sapete, il divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti eventuali dannosi verificatisi o, laddove sia possibile, nei casi meno gravi, la richiesta di conformazione dell'attività. Bene, indicando le misure necessarie, indicando il termine per conformarsi, che vi ricordo non può mai essere inferiore a 30 giorni, come prevede appunto l'articolo 19. Per consentire al SUAP di fare una sintesi di tutte queste prescrizioni, inoltrarle nei 60 giorni dell'istruttoria al segnalante, meglio, quindi all'imprenditore, i vari uffici devono effettuare queste richieste 5 giorni prima, quindi della scadenza dei 60 o dei 30 giorni. E infine, un altro aspetto che impatta, naturalmente, come dicevo sopra, che impatta sugli applicativi e quindi su come il SUAP deve lavorare online le pratiche, è la scia condizionata, che è un'attività appunto mista tra scia e procedimento autorizzatorio. Come sapete, riguarda l'articolo 19 bis, comma 3 della 241, riguarda i casi in cui la scia, l'attività in sé, è soggetta a segnalazione certificata, ma occorre acquisire atti di assenso che sono soggetti appunto ad autorizzazione o comunque altri non suscettibili di scia o di comunicazione. In questi casi si presenta un'unica istanza telematica al SUAP, il quale poi dovrà gestire per poter esitare tutti questi endoprocedimenti autorizzatori, dovrà opportunamente convocare. La norma dice convocare, ma naturalmente nulla osta anche all'indizione della conferenza dei servizi, visto che, come sapete, l'articolo 14 bis prevede che la regola oggi sia l'indizione e non la convocazione della conferenza. Comunque, insomma, si indice o convoca la conferenza ai sensi dell'articolo 14. Una volta che viene esitata la conferenza con una determinazione conclusiva favorevole da parte del responsabile del SUAP, la SCIA, che la cui efficacia era condizionata, perciò si chiama scia condizionata, quindi la cui efficacia era condizionata all'espletamento positivo della conferenza dei servizi, diventa a tutti gli effetti efficace, quindi senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell'imprenditore, l'attività può essere avviata. Quindi occorre naturalmente anche poter gestire la conferenza dei servizi in maniera sulla piattaforma, comunque online. Altri aspetti per brevità, li vado a concludere. Naturalmente resta poi il procedimento ordinario, articolo 7 della 241.
chiedo scusa, del DPR 160, in questo caso le istanze vengono sempre presentate al SUAP che entro 30 giorni dal ricevimento può chiedere all'interessato la documentazione integrativa. Decorso questo termine, naturalmente l'istanza si intende correttamente presentata. Questo vuol dire che dopo i 30 giorni a rigore non sarebbe più possibile formulare richieste di integrazione documentale. Verificata la completezza, il SUAP poi adotta il provvedimento conclusivo nei 30 giorni, decorso il termine di cui al comma 1, quindi 30 più 30 giorni, a meno che appunto il responsabile del SUAP non debba indire una conferenza dei servizi, qua veramente concludo, do la parola ai colleghi di Infocamere, fino al 2016, come sapete, l'articolo 7 prevedeva la possibilità che si potesse indire una conferenza dei servizi, soprattutto nei casi patologici del procedimento. Oggi invece è prevista, proprio allineando la norma speciale dell'articolo 7 a quella generale prevista dagli articoli 14 e seguenti della 241, quando devo acquisire, più atti di assenso da parte di diverse amministrazioni, devo indire, ed eventualmente nei casi più complessi convocare, una conferenza dei servizi. Quindi non c'è più questa discrezionalità, che si aveva prima. Io, Paola, se sei d'accordo, avrei finito l'intervento. Sono già le 10:31, vedo, quindi darei la parola ai colleghi della Camera di Commercio e vi ringrazio. Grazie, grazie mille. Allora, mentre do modo di accendere la webcam e il microfono, ecco qui che carico le slide. Ricordo ancora a tutti voi di scrivere le vostre domande in chat, così poi le possiamo girare ai nostri relatori. Buon proseguimento. Buongiorno a tutti, Giuseppe Agostinelli, sono il service owner, sono il referente della piattaforma nazionale per il SUAP, per conto di Infocamere, e introduco questo intervento riassumendo quelle che sono un po' le caratteristiche generali della piattaforma che il sistema camerale e le Camere di Commercio mettono a disposizione. E quando parliamo di SUAP, l'abbiamo sentito nell'intervento che mi ha preceduto, parliamo di sportello unico, quindi parliamo di un punto unico di accesso per le imprese e quindi la possibilità per l'impresa di avere un unico referente, di non dover fare, come si dice, il giro delle sette chiese per avere un riscontro. Si parla di procedimento telematico, quindi si parla di uno sportello che deve funzionare in modalità completamente telematica, si parla di uno sportello che deve dare una risposta unica e tempestiva. Quindi questi sono un po' gli obiettivi, i concetti che stanno alla base del SUAP. Vorrei però fare un attimo un passo indietro, tornando per un momento dove tutto ebbe inizio. L'articolo 38 della legge 133-2008 si chiama appunto imprese in un giorno. Si chiama imprese in un giorno e dà proprio lo spunto, dà il via a tutti questi ragionamenti che abbiamo sentito. In particolare prevede che debba essere definito un punto unico di accesso a livello nazionale per imprese e professionisti, questo anche per recepire quella che è la direttiva europea sul punto unico di contatto. Ecco quindi che viene messo a punto e realizzato il portale impreseinungiorno.gov.it, portale che rappresenta appunto il punto unico di accesso nazionale attraverso il quale imprese e professionisti trovano poi la modalità per potersi connettere, per poter accedere a tutti i servizi di tutte le pubbliche amministrazioni. In particolare, attraverso questo portale trovano l'accesso agli SUAP di tutti gli 8.000 comuni italiani, indipendentemente da qual è la piattaforma o la modalità di gestione adottata, trova poi anche la possibilità di accedere ai servizi di alcune pubbliche amministrazioni centrali. Trova infine l'accesso anche al PSC, al Point of Single Contact, a livello europeo. L'altro aspetto importante che nasce da questo articolo è l'incarico verso le Camere di Commercio come enti che possono fornire un supporto organizzativo e tecnologico nei confronti dei comuni del proprio territorio, quindi dei comuni che ne facessero richiesta. Ecco quindi che da qui
E poi ulteriormente dal DPR 160, che va ancora meglio a dettagliare quelle che sono le caratteristiche del SUAP, nasce appunto la piattaforma del SUAP camerale. Una piattaforma che appunto si basa sulla valorizzazione delle competenze di ciascun ente e si basa sulla collaborazione tra gli enti pubblici del territorio nel rispetto di quelli che sono i ruoli di ciascuno. E quindi le Camere di Commercio, che anche attraverso Infocamere predispongono e organizzano la piattaforma digitale del SUAP, i comuni e gli altri enti competenti che naturalmente mantengono le proprie responsabilità amministrative e i profili di discrezionalità previsti dalle norme. La funzione importantissima di coordinamento e di indirizzo svolta da Funzione Pubblica e da AGID, che coordinano la standardizzazione, abbiamo sentito prima la modulistica unificata, ma anche i formati tecnologici, sentivamo prima l'XML e tutto ciò che riguarda le architetture, e naturalmente poi le regioni che deliberano per quanto riguarda eventuali personalizzazioni, i cosiddetti asterischi, cioè quelle parti della modulistica che sono passibili di integrazioni a seguito di norme regionali, che quindi possono deliberare eventuali personalizzazioni della modulistica. Quindi una piattaforma che si basa sulla più ampia collaborazione e sul fatto appunto che ciascun ente possa fornire il proprio ruolo per quelle che sono le proprie ambiti di competenza. Concretamente come funziona? I comuni interessati possono rivolgersi appunto alla Camera di Commercio del proprio territorio e manifestando la volontà di voler adottare la piattaforma nazionale. Questa adozione verrà poi formalizzata attraverso la firma di un documento di adesione a cui seguirà l'aggiornamento dell'accreditamento presso il Ministero. A fronte di questo accordo che viene sottoscritto tra gli enti interessati, quindi da una parte il comune o l'associazione, la federazione, la comunità montana, cioè quell'ente diciamo, che gestisce il SUAP e la Camera di Commercio, a fronte di questo accordo, dicevo, dal punto di vista tecnologico, provvederemo ad attivare la piattaforma telematica attraverso la quale il comune, appunto, in maniera singola o in maniera associata, potrà gestire la propria funzionalità di SUAP, mantenendo ovviamente la completa responsabilità e titolarità nei procedimenti amministrativi. Cosa succede però? Avendo adottato una piattaforma già completamente funzionante, non dovrà più preoccuparsi di tutti quelli che sono gli aspetti tecnologici, dall'assistenza tecnica agli utenti, dai problemi di salvataggio dei dati, l'aggiornamento tecnologico della piattaforma e anche quelli che sono gli aggiornamenti di tipo normativo, ad esempio il recepimento della modulistica unificata. Sentivamo prima che è stata deliberata in un accordo del 25 luglio la modulistica per quanto riguarda le autoscuole, questa deve essere recepita entro fine anno dai comuni, noi chiaramente stiamo già provvedendo a predisporre questa recepimento di questa modulistica all'interno della piattaforma. Ecco quindi che l'acquisizione, l'adozione di una piattaforma nazionale fa sì che il comune e diciamo, tutti gli enti che utilizzano, usufruiscono di questa piattaforma si possono dedicare a quelli che sono gli aspetti amministrativi di loro competenza, non occupandosi, non dovendo più occuparsi invece degli aspetti tecnologici. Due parole di presentazione della nostra società, visto che non tutti forse ci conoscono. Infocamere è la società consortile delle Camere di Commercio, è completamente di proprietà delle Camere di Commercio, gestisce tutti i servizi diciamo, rivolti alle imprese da parte del sistema camerale e lo fa attraverso due data center sostanzialmente, uno collocato qui a Padova e uno collocato a Milano,
che gestiscono tutta la mole di transazioni e di collegamenti che le imprese e i professionisti quotidianamente svolgono nel rapporto verso le camere di commercio. Centri data center che hanno i requisiti previsti per erogare servizi alla pubblica amministrazione. Voi sapete che il CAD dà delle indicazioni sempre più stringenti su quelli che sono i livelli di affidabilità, sicurezza, disaster recovery che devono fornire i data center che forniscono servizi alla pubblica amministrazione, quindi chiaramente noi siamo impegnati per rispettare tutti questi requisiti. Sul fronte SUAP, qualche numero, dicevamo che diamo il servizio a circa la metà, 3.857, circa la metà dei comuni italiani hanno aderito a questa piattaforma. Viaggiamo intorno a una media di circa 60.000 pratiche al mese. Vi ho riportato alcuni numeri solo per darvi un attimo un'idea. Qui nella parte destra trovate il grafico con il numero delle pratiche che gestiamo mensilmente. Chiaramente ad aprile 2011 erano pochissime le pratiche telematiche, ma passando i mesi, passando gli anni, vediamo che aumentano costantemente e questo ci dà anche, diciamo, un riscontro positivo sul fatto che c'è una buona accoglienza da parte anche delle imprese e dei professionisti. Nella tabella di sinistra trovate un quadro riassuntivo degli adempimenti, ma vuole soltanto essere esemplificativo del fatto che gestiamo attraverso lo sportello tutte le tipologie di regimi amministrativi, quindi dalla SCIA alla comunicazione, al rilascio di autorizzazioni, così come tutte le varie tipologie di adempimenti che vanno dagli adempimenti che riguardano l'esercizio dell'attività, l'edilizia, gli adempimenti sanitari, ambientali, le attività temporanee, suolo pubblico, mezzi pubblicitari, prevenzione incendi, proprio perché il SUAP nasce per dare una risposta unica e tempestiva per tutti gli adempimenti che riguardano le attività di impresa. Vediamo un attimo brevemente quelle che sono le caratteristiche tecniche principali della piattaforma. Seguirà poi l'intervento del collega Giovanni Tarquinio che invece ve le illustrerà più nel dettaglio. Dicevamo, una piattaforma potenzialmente disponibile per tutti i comuni italiani, quindi tutti i comuni che ne abbiano necessità o che ritengano opportuno, utile, adottare questa piattaforma, quindi entrare, diciamo, in questo network di collaborazione con le Camere di Commercio, lo possono fare. Garantiamo la conservazione a norma dei documenti, lo possiamo fare perché siamo conservatori accreditati presso Agid, quindi tra tutti i vari servizi che siamo in grado di fornire e di gestire, forniamo anche il servizio di conservazione a norma dei documenti. È una piattaforma fruibile a livello nazionale da tutte le imprese, da tutti gli intermediari. Ci soffermeremo poi sulla modulistica unificata. Mi interessava sottolinearvi questo titolo, il cassetto digitale e il fascicolo di impresa. Il fascicolo di impresa è uno degli interlocutori con cui i SUAP devono per norma rapportarsi e costituisce un importante punto di raccolta e di condivisione di tutte le informazioni, di tutta la documentazione che transita attraverso la pubblica amministrazione. Documentazione che viene messa a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni, quindi vo voi tutti, tutte le pubbliche amministrazioni nazionali di qualsiasi grado, locale o centrale, hanno la possibilità già oggi di accedere al fascicolo di impresa proprio per poter condividere questa importante banca dati di documentazione. Ma queste stesse informazioni, questa stessa documentazione viene anche messa a disposizione delle imprese in modo tale che ciascuna impresa attraverso il proprio cassetto digitale proprio, possa avere, diciamo, in tasca, perché di questo si tratta, tutta la documentazione che la riguarda. Quindi attraverso il proprio smartphone qualsiasi imprenditore
può avere completa visibilità di tutta la documentazione che lo riguarda. E anche questo è un importante servizio che tutti insieme possiamo dare alle imprese del nostro territorio. E, per quanto riguarda l'accesso ai servizi, questo viene garantito naturalmente con SPID, con CNS. Abbiamo anche altre possibilità come l'accesso con le user infocamere che vengono quotidianamente utilizzate dagli intermediari per rapportarsi con le camere di commercio, e questa è una novità, diciamo, dell'ultima ora. Diamo la possibilità di accedere ai servizi anche attraverso eIDAS, attraverso credenziali di altri paesi europei, proprio perché una norma di regolamento europeo prevede che ci sia un mutuo riconoscimento tra le credenziali anche tra diversi paesi europei. Quindi abbiamo introdotto anche questa ulteriore possibilità di accesso. Anche questa è una piccola dimostrazione di come manteniamo costantemente aggiornata la piattaforma proprio per essere sempre coerenti con quelle che sono le novità anche da un punto di vista normativo. Si parlava di modulistica unificata e appunto il sistema genera dinamicamente, come prevedono i criteri della modulistica unificata, genera automaticamente la modulistica sia in un formato PDF, quindi un formato facilmente leggibile, tra l'altro avendo a disposizione anche un indice, un comodo indice che consente velocemente di navigare e di trovare le informazioni che servono all'interno della pratica del modulo PDF che è stato generato, ma come si diceva prima, anche in formato XML. Formato XML quindi riporta le stesse informazioni in un formato informatico e quindi facilmente riconoscibile e utilizzabile da piattaforme di back office che possono quindi prendere in carico la pratica, leggere automaticamente le informazioni di interesse e poterle già trasportare, precaricare all'interno degli archivi degli enti competenti. Parlando di altre caratteristiche, forniamo anche tutta una serie di servizi di supporto verso gli utenti e verso anche le amministrazioni che adottano la piattaforma, proprio per facilitare l'adozione e l'utilizzo degli strumenti telematici che, come sappiamo, rappresentano pur sempre una novità e potrebbero rappresentare anche uno scoglio nell'utilizzo nel passaggio al digitale. Ci sono quindi gruppi di lavoro territoriali e tematici che vanno dai gruppi di lavoro nazionali coordinati da Agid, dove partecipiamo insieme con Union Camere, gruppi di lavoro che riguardano gestiti da Funzione Pubblica, dove vengono definiti le modulistiche unificati, ma anche gruppi di lavoro territoriali che vengono gestiti dalle singole camere di commercio. Ecco, anche questa è una caratteristica importante del sistema camerale, il fatto di avere articolazioni, coordinamento sia a livello nazionale attraverso Union Camere, sia anche la capacità di essere presente sui singoli territori attraverso le singole camere di commercio. Sempre attraverso le camere di commercio vengono anche erogati corsi di formazione sia verso gli utenti, sia verso i funzionari dei comuni, del SUAP o degli enti interessati, proprio per fornire tutto il supporto possibile. E per quanto riguarda i canali di supporto, mettiamo a disposizione un portale dedicato che contiene tutta una serie di documentazioni, filmati, FAQ e informazioni varie, e naturalmente anche la possibilità di avere un contatto con l'assistenza, che può essere un contatto via mail, ma anche un contatto telefonico, con la possibilità di fissare anche un appuntamento, di essere richiamati da un funzionario dell'assistenza. Più di recente abbiamo anche realizzato una piattaforma, messo a disposizione una piattaforma di e-learning per fornire corsi di formazione, soprattutto questi sono mirati ai funzionari dei SUAP, proprio per dare la possibilità di avere la massima conoscenza di quelle che sono le caratteristiche, le funzionalità tecniche della piattaforma che mettiamo a disposizione. Sono circa già 6.000
i funzionari che sono registrati nella piattaforma e già un migliaio di persone hanno cominciato a seguire i corsi con la comodità che trattandosi di un corso e-learning può essere fatto in qualsiasi momento della giornata, quando uno ha un momento libero e può essere anche consultato dall'ufficio, da casa, in trasferta, dovunque uno sia. Un ultimo passaggio è quello che riguarda la modulistica, quindi meglio dire i procedimenti, un lavoro che è stato fatto in tutti questi anni e che continuiamo a farlo anche col supporto del tavolo di lavoro di funzione pubblica, dei tavoli regionali, è quello della mappatura di tutti i procedimenti. La mappatura dei procedimenti consiste nel definire per ciascun procedimento quelle che sono le caratteristiche, quindi gli enti competenti, il regime amministrativo, i riferimenti normativi, i documenti da allegare, i dati, le informazioni, le dichiarazioni che vanno compilate, e questo fa sì che il sistema sia poi in grado di fornire sia informazioni precise all'utente, sia anche di guidarlo nel momento in cui effettua la compilazione delle pratiche. Io con questo concluso lascio la parola al collega che adesso vi illustrerà più nel dettaglio gli strumenti operativi. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per l'attenzione che ci avete mostrato fino ad ora. Ringrazio Giuseppe Agostinelli per la chiara introduzione e ringrazio anche il dottor Rocca Salva per il cappello introduttivo che ci ha fatto, oltre che Formez che ci ospita. Io sono Giovanni Tarquinio e lavoro come Giuseppe Agostinelli per Infocamere, mi occupo di formazione e nell'ultimo periodo ho incontrato spesso utenti SUAP, sia come utenti di sportello che utenti di front office. E per questo sono qui ad introdurvi un po' qual è il funzionamento della piattaforma, sia dal lato dell'utente sia dal lato dell'operatore SUAP. Per chi conosce già la piattaforma sarà un ripasso e spero anche uno spunto per prendere qualcosa di nuovo. Per chi invece non conosce la piattaforma sarà un'esplorazione. Iniziamo quindi dal lato dell'impresa, quello che per noi è il front office, che permette all'impresa o all'intermediario di inviare la pratica al SUAP. Allora, come funziona la compilazione della pratica? Allora, innanzitutto, come ha appena detto Giuseppe, tramite la Knowledge Base la compilazione della pratica avviene quasi per lo più in automatico. L'utente fa alcune scelte in base al tipo di operazione che deve effettuare, a quale che sia il suo settore di attività, e il modello si autocompila. Mi lascia dei campi, io devo compilare il modello stesso. Come si inizia? Si inizia selezionando il settore di attività attraverso un'alberatura che corrisponde più o meno a quella dei settori Ateco. Si sceglie poi l'operazione da effettuare, un'apertura, una variazione, una chiusura, un subingresso o un'operazione ambientale o quant'altro. E poi si procede nella compilazione del modello. Si sceglie il destinatario e per destinatario intendo se nel caso fosse possibile si può inviare la pratica o direttamente al SUAP oppure in tutti i casi in cui è coinvolta anche la Camera di Commercio e tutti i destinatari della comunicazione unica si può scegliere di inviare la pratica contestualmente al SUAP e alla Camera di Commercio e a tutti gli altri destinatari della comunica. Una volta fatta la scelta del destinatario, si inizia la compilazione guidata vera e propria, quindi si viene introdotti in una pagina in cui vengono richiamati tutti i riferimenti normativi, tutti gli allegati che sarà obbligatorio inserire nella compilazione del modello stesso e tutti gli enti coinvolti nell'istruttoria della pratica. Per enti intendo quindi il comune, gli enti terzi che potrebbero essere la ASL, i vigili del fuoco o quant'altro e così via. Si compila la pratica in maniera diciamo del tutto guidata, quindi siamo obbligati ad inserire dei campi, siamo obbligati a fare delle scelte, tutto questo per ridurre al massimo la possibilità di errori e si procede poi con i pagamenti elettronici laddove previsti e l'inserimento degli allegati obbligatori, degli allegati facoltativi, la firma della pratica stessa e l'invio.
Sugli allegati faccio una precisazione molto importante: la piattaforma ci, tra virgolette, costringe ad inserire allegato per allegato tutti quelli che sono gli allegati obbligatori, in modo tale da ridurre al minimo la possibilità di errore. La firma, invece, della pratica stessa avviene sia, può avvenire in due modalità. O online, offline. Offline scarico il modello della firma, scarico il riepilogo del modulo, lo firmo sul mio computer e poi lo ricarico nuovamente sulla piattaforma per poi inviare la stessa. Se invece firmo online, comodamente c'è il tasto firmo online nella pagina di firma e faccio tutto in, diciamo, tra virgolette, da remoto. A questo punto procedo con l'invio della pratica stessa. Una volta inviata, l'utente ha la possibilità, attraverso lo strumento My Page, di verificare lo stato di avanzamento della pratica stessa, quindi vedere a che punto si trova nella sua istruttoria e eventualmente rispondere a richieste di integrazioni o di conformazioni dell'attività. Perché è molto importante utilizzare la My Page? Perché è lo strumento che ci permette di velocizzare la comunicazione tra impresa e tra SUAP. Come funziona una richiesta di integrazione di conformazione? Il SUAP la inoltra nella modalità in cui vedremo, l'impresa riceverà una PEC, nella PEC ci sarà scritto di accedere alla My Page, controllare quella pratica e procedere con l'integrazione o la conformazione. Attraverso la My Page è possibile anche avviare una comunicazione spontanea con il SUAP per i motivi che vuole l'impresa. E oltre alla My Page abbiamo anche la possibilità di verificare le pratiche in bozza. Questo è importante perché chi inizia una compilazione della pratica non deve necessariamente chiuderla nell'arco della stessa sessione, ma può riprendere in un momento successivo. Quindi abbiamo una My Page e una pagina delle pratiche in bozza. Un'altra funzione molto importante durante la compilazione è quella di copia pratica, ovvero di importare i dati da una pratica precedente, sia essa già presentata o sia essa una pratica in bozza. Questa funzionalità ci permette di risparmiare quindi tempo, permette all'impresa di risparmiare tempo, quindi iniziando la compilazione di una pratica può decidere di importare i dati da una pratica precedente, si autocompilerà, il sistema ci ricorderà di verificare comunque il contenuto perché stiamo copiando una pratica già presentata o comunque in bozza. E ci chiederà di inserire nuovamente gli allegati, che ovviamente saranno sicuramente diversi. Andiamo a vedere nel dettaglio. Uscito. Quali sono i controlli automatici che sono sottostanti la piattaforma, i controlli che ci impediscono di commettere errori involontari? Innanzitutto, come abbiamo già detto, la precompilazione, e in tal senso possiamo anche andare a precaricare i dati dell'impresa, qualora sia già esistente, dal registro delle imprese, quindi inserendo la partita IVA, tutta l'anagrafica dell'impresa, tutta l'anagrafica della pratica verrà compilata in automatico, senza quindi fare errori. L'esistenza di campi obbligatori attraverso i quali non è possibile andare avanti se non si è terminata la compilazione. La possibilità di inserire in automatico i dati del diario e catasto dalla piattaforma, qualora il comune li avesse precaricati in modalità molto facile, il sistema poi inoltre controlla la validità e la congruenza delle firme digitali, quindi l'impresa che firma la pratica o un allegato, la piattaforma controllerà che la firma sia valida e che sia congruente con chi fa la dichiarazione. E inoltre il sistema, come vi dicevo prima, verifica che tutti gli allegati obbligatori siano presenti, almeno formalmente. Questa è la pagina di accesso al portale impresacongiorno.gov.it, la pagina di accesso a tutti i comuni italiani. Si inserisce il nome del comune, si va avanti e ci si ritrova poi, ad esempio, nello sportello, in questo caso, del comune di Treviso, quindi il SUAP di Treviso. Ci sono le informazioni principali e poi si può, cliccando su Compila una pratica, si può andare avanti.
Questa è la pagina di compilazione pratica, la prima schermata in cui vado ad inserire una descrizione, oppure, come vedete in basso, importare dati da una pratica precedente. Sul menu di sinistra c'è lo step di avanzamento della pratica, quindi ogni volta che vado avanti, le varie sezioni si colorano. Questa è la pagina di scelta del settore di attività della pratica stessa, dove si può procedere esplorando l'alberatura, quindi cliccando sulle freccette oppure cliccando sul tasto ricerca e inserendo un testo. In questo caso io voglio avviare un'attività di taxi, scrivo taxi, clicco su ricerca, il sistema mi evidenzia tutte le righe in cui è presente la parola taxi e vado a fare la mia scelta. Stessa cosa nella pagina successiva. La tipologia di adempimento di operazione che si vuole effettuare. In questo caso può essere un avvio, una cessazione di attività, una pratica ambientale, altri tipi di adempimenti. Anche qui c'è la funzione di ricerca. Quindi voglio fare un trasferimento, scrivo trasferire e mi trova automaticamente la parola trasferire alla sede dell'attività nel caso in cui non sapessi dove andare a cercarlo. Quindi il sistema ci aiuta nella compilazione, nella scelta della pratica. Successivamente si fanno delle scelte per interventi eventuali, opzionali e si accede alla compilazione guidata del modello. Allora, il modello si compila forma per forma, ossia blocco per blocco. Ogni blocco ha inizialmente un pallino rosso che ci indica che quel blocco non è stato completato. Nel momento in cui viene completato correttamente, il pallino rosso si trasforma e diventa una spunta verde che ci dà idea dello stato di avanzamento. Quando tutto è verde, possiamo passare alla schermata successiva, che in questo caso è sempre quella dei pagamenti, qualora siano previsti, e qualora sia previsto, tutti i pagamenti possono essere effettuati in maniera telematica, quindi con PagoPA, sia i pagamenti del bollo, sia i pagamenti dei diritti, degli oneri della pratica stessa. Tramite i pagamenti effettuati, con PagoPA si può automaticamente scaricare la ricevuta degli stessi ed inserirli nella pratica. PagoPA poi si può pagare con carta di credito, conto corrente, con altri metodi di pagamento. E la ricevuta la prendiamo in diretta. Passando al lato della scrivania, abbiamo visto adesso quindi qual è la compilazione della pratica dal lato dell'utente, quindi dalla scelta del provvedimento, del settore, la compilazione della stessa, i pagamenti e poi ci sarebbe stata, non l'abbiamo mostrata, però comunque la firma dello stesso e l'invio della pratica al SUAP. Una volta inviata al SUAP, l'utente ha la sua My Page dal quale vede lo stato di avanzamento della pratica stessa. A questo punto, diciamo, la palla passa al SUAP, che attraverso la sua scrivania impresa in un giorno gestisce lo sportello e le pratiche stesse. Allora, la scrivania, diciamo, ha diverse funzioni, tutte molto intuitive e verificabili più o meno. Con la stessa conformazione precedente. Ve l'anticipo e poi ne vediamo alcune schermate. Allora, innanzitutto, cosa fa la scrivania? Emette, una volta arrivata la pratica, la ricevuta di consegna all'utente che l'ha inviata. Un'altra funzione automatica è quella di ricevere, qualora l'impresa fosse già iscritta al registro delle imprese, la visura camerale, un estratto della visura camerale dell'impresa stessa. E allo stesso modo, lo sportello, il SUAP, potrà accedere al fascicolo d'impresa dell'impresa che ha inviato la pratica. Poi, il SUAP gestisce tutto l'iter della pratica attraverso la funzione evento. C'è un evento per ogni tipologia di funzione che il SUAP agisce, tramite il quale il SUAP agisce sulle pratiche, come l'inoltro agli enti competenti. Quindi ci sarà un evento, inoltro agli enti competenti, ci sarà un inoltro comunicazioni o integrazioni, richiesta di conformazione attività verso le imprese, c'è un evento conferenza dei servizi attraverso il quale attivare una stanza virtuale con il quale parlare con gli enti terzi coinvolti, e altri eventi che poi vedremo, e tutto quanto verrà tracciato e conservato a norma secondo i criteri stabiliti dalla legge. Quindi qualsiasi documento che fa parte della pratica e qualsiasi interazione della pratica stessa viene conservato a norma attraverso la piattaforma. Una volta gestito tutto l'iter della pratica, comunque è molto facile ricercare e avere accesso agli atti.
per diverse modalità, tra cui una modalità per immobile, una funzione che è stata introdotta da poco, attraverso la quale possiamo cercare tutte le pratiche che sono pervenute ad un determinato indirizzo o ad un determinato immobile. Questa potrebbe essere una funzione, ad esempio, molto comoda per verificare tutte le pratiche pervenute ad un centro sugli esercizi di un centro commerciale che, come sappiamo, spesso ha un solo indirizzo, ma a quell'indirizzo sono associati diversi negozi o diverse attività, e questa pratica potrebbe essere molto comoda. Vi faccio vedere alcune schermate della scrivania. Allora, come vi abbiamo detto già prima, sulla parte di sinistra c'è lo stepper, quindi ci sono diversi menu che ci indicano innanzitutto tante visioni delle stesse pratiche, pratiche da inoltrare, quindi pratiche che sono arrivate ma non sono state ancora inoltrate agli enti terzi laddove previsti, consultazione pratiche, che è questo menu che vedete qui, dove sono presenti tutte le pratiche arrivate al SUAP. Le colonne sono di vario tipo, vedete la tipologia di pratica, SCIA, procedimento ordinario, comunicazione, l'ID della pratica e chi è richiedente, l'indirizzo dell'impianto, gli adempimenti contenuti, che se vedete possono essere di varie tipologie segnalati da un'etichetta, lo stato della pratica stessa e quando è stata ricevuta. Mi intrometto solo per un particolare che molto spesso non è conosciuto. Qui in alto trovate la funzione di ricerca che vi consente di impostare tutta una serie di filtri nella consultazione delle pratiche. L'altra cosa interessante è che queste liste sono ordinabili, quindi avete la possibilità di ordinarle, ad esempio, per data di ricezione o per data di ultima modifica, cliccando sui titoli, ed inoltre le liste sono sempre esportabili, ad esempio, in formato Excel. Ecco, sono alcuni dettagli, poi li potete trovare meglio descritti nel manuale utente, però volevo giusto puntualizzarli perché a volte sono degli Sfuggono. aspetti, utili operativamente che però a volte sfuggono. Scusa. Niente, grazie, anzi. Poi in questa pagina non si vede, ma in basso a sinistra ci sarebbe la possibilità di accedere direttamente al supporto, come quello che avete visto prima, e alla manualistica presente. Il manuale è fatto molto bene, si legge facilmente e per chi usa la piattaforma consiglio di accedervi. Inoltre è possibile accedere alle statistiche delle pratiche, alle statistiche dello sportello, e appunto la sezione statistiche sportello che è stata introdotta quest'estate permette di accedere a delle statistiche che sono direttamente pubblicabili sul sito, ad esempio, del comune. In gestione immobili, cioè la sezione che vi dicevo prima, per accedere alla consultazione dell'immobile stesso, fascicolo di impresa ci porta direttamente su verifiche PA e poi varie funzioni che vedremo in dettaglio. Eccole qui. Allora, innanzitutto, se clicco su una pratica, accedo al dettaglio della pratica stessa. Quindi ci sono tutti i vari dati anagrafici, dati dell'impresa, i dati della pratica stessa, gli allegati contenuti, gli enti terzi eventualmente coinvolti nell'istruttore della pratica. Nel dettaglio degli eventi, che sarebbe ancora più in basso, c'è tutto quello che è la storia dell'iter della pratica. I primi quattro eventi, a partire dal basso, sono quelli che vengono generati in automatico dalla piattaforma, che sono la notifica dell'arrivo della pratica, la protocollazione, l'invio della ricevuta all'utente e la comunicazione REA che ci dà visibilità della visura camerale. Gli eventi successivi sono eventi che l'operatore SUAP ha generato, quindi ha inoltrato all'autorità competente, ha chiesto un'integrazione documentale all'impresa e ha avviato delle comunicazioni tra ente e SUAP. Cliccando su ogni evento si entra nel dettaglio dello stesso, quindi qual era il contenuto della comunicazione e quali sono stati gli allegati inviati all'interno di questo evento. Questo è un inoltre ad autorità competente in cui il sistema automaticamente sa quali sono gli enti competenti per quella tipologia di adempimento e sa quali sono gli allegati della pratica che andrebbero inoltrati all'autorità competente. Quindi, se c'è consapevolezza da parte dell'utente, anzi, la possibilità di essere inconsapevoli perché l'utente che compila una pratica non deve conoscere chi è gli enti coinvolti perché glieli propone il sistema, allo stesso modo, da parte dell'operatore SUAP c'è una proposta automatica della piattaforma degli enti coinvolti e degli allegati da inviare a quell'ente lì.
Per chiudere, vi parlo dell'interazione tra la scrivania e la MyPage. Quindi la MyPage lato utente, la scrivania lato operatore SUAP. Si scambiano informazioni per l'integrazione pratica, la conformazione attività, le varie comunicazioni e lo sportello SUAP può attivare la conferenza dei servizi per dialogare con gli altri enti terzi. Poi rilascia poi autorizzazioni, il divieto di, oppure eventualmente il divieto di prosecuzione. L'utente della sua My Page può verificare lo stato di avanzamento della pratica stessa. Qui giusto una schermata di come si può attivare una conferenza dei servizi che può essere di due modalità, o asincrona o sincrona. Nella sincrona si inviano i documenti via scrivania o via PEC e poi si dialoga in una specie di forum. Sincrona invece, dopo la condivisione dei documenti nelle stesse modalità della sincrona, si può attivare una stanza virtuale come questa in cui siamo noi e fare una web conference. Tutto dalla stessa piattaforma. Invece, ritornando al discorso dei pagamenti, nella pagina di dettaglio della pratica, in fondo a tutto sono elencati anche i pagamenti relativi alla pratica stessa. Qualora i pagamenti fossero telematici, c'è un'apposita funzione, lista dei pagamenti, dove sono elencati tutti i pagamenti telematici ricevuti sulla piattaforma dallo sportello SUAP. Questa lista, come tutte le liste presenti sulla piattaforma, sono esportabili in formato Excel o CSV o altri formati. E cliccando su ogni dettaglio del pagamento si ha uno split della stessa. A questo punto vi ringrazio per l'attenzione e siamo nei tempi e possiamo rispondere ad alcune delle domande che riguardano sia la nostra relazione che quella del dottor Rocca Salva. Eccoci qui, grazie, grazie a voi, grazie a Riccardo. Allora sono arrivati circa una ventina di domande fino adesso, ma ne stanno arrivando anche altre che adesso vi riporto con anche delle segnalazioni. Si chiede anche un potenziamento dei filtri di ricerca con i campi di procuratore, descrizione attività o anche attivare un alert per ogni pratica visualizzata sulla scrivania in caso di corrispondenza. Vi manderò anche altre domande che stanno arrivando in questo momento, come vi manderò anche la chat, così potete anche prendere spunti di miglioramento. Intanto che vi do qualche attimo per poter rispondere, potete, vi ricordo, potete scrollare avanti e indietro per leggere tutte le domande. Sono circa una ventina e continuerò a scrivere. Lascio la parola. Allora, posso rispondere io a un paio di domande? Poi magari attaccate voi la Camera di Commercio. Ok, allora, giusto per quello che riguarda più il mio intervento, allora c'è la domanda, a mio avviso la verifica formale non è la mera verifica che ci siano N allegati indicati se sono stati indicati nel modulo SCIA, ma che ci sia una corrispondenza formale. Ad esempio, l'animetria ci deve essere nella barra fotografica e non altro, anche per merito di verificazione da parte dell'utente, che mi risulti nessun software è in grado di leggere il contenuto di un PDF non generato dal portale. Quindi la ricevuta di verifica formale va rilasciata dopo il controllo di un operatore. Qualora la mia premessa sia sbagliata, a cosa va incontro il SUAP che rilascia ricevuta di verifica formale e poi il contenuto degli allegati non corrisponde con quanto indicato nel nome dell'allegato? Allora, qua naturalmente la domanda è abbastanza complessa, nel senso che riguarda un aspetto molto delicato. Allora, io mi limito a ricordare quello che prevede sia l'articolo 5 del DPR 160, sia soprattutto l'articolo 18 bis introdotto 3 anni fa dal decreto 126 nella legge 241. Quest'ultimo in particolare dice: presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni rilasciate immediatamente anche in via telematica una ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza. Ora poi magari su questo dopo l'intervento della Camera di Commercio. Però, di fatto, la ricevuta, quella prevista dall'articolo 18 bis, attesta non la completezza formale della pratica, ma attesta semplicemente l'avvenuta presentazione. Perché grazie a questa ricevuta io posso, come dire, io imprenditore posso avviare subito l'attività. Quindi
Ricordo anche che, come prevede ancora il decreto interministeriale 10 novembre 2011, se non ho una piattaforma e lavoro semplicemente tramite PEC, quello che abilita l'utente è la ricevuta del provider di posta elettronica certificata. Quindi, diciamo, è quella la funzione della ricevuta. Non ci sono comunque responsabilità in questa fase in capo al SUAP, a mio parere, per un motivo molto semplice, che intanto io ho il sistema, diciamo così, abbiamo rilasciato semplicemente una ricevuta che, ripeto, attesta l'avvenuta presentazione della pratica. Poi ci sono almeno altri due rimedi istruttori consentiti dall'ordinamento. Due sono testualmente previsti dall'articolo 19 della 241, che riguardano, ne abbiamo parlato prima, anche se in maniera molto sintetica, la richiesta di conformazione dell'attività o, nei casi più gravi, il divieto, di prosecuzione dell'attività stessa. Quindi, sicuramente, se ci sono vizi tali da inficiare la prosecuzione dell'attività, ci sono questi rimedi, testualmente previsti dall'articolo 19. Ma ce n'è sicuramente un altro che riguarda, l'articolo 6 della 241, e cioè i compiti del responsabile del procedimento. Come sappiamo, infatti, è sempre possibile fare una richiesta, come dire, di regolarizzazione. Quindi posso chiedere, naturalmente in termini molto brevi, considerato i 60 o addirittura i 30 giorni di istruttoria previsti per la SCIA, posso fare una invitare l'utente a regolarizzare la pratica per aspetti, ripeto, meramente formali, perché qui siamo in una fase di cosiddetta preistruttoria, di verifica puramente formale della pratica. Un'altra domanda a cui volevo rispondere, e poi do la parola ai colleghi della Camera di Commercio. Allora, dove si dice perché l'ARPA non partecipa alle conferenze di servizi, adducendo che non è un'amministrazione competente in materia ambientale, in quanto svolge esclusivamente una funzione tecnico-scientifica. Il SUAP chi deve invitare per avere una valutazione, eccetera, eccetera, per avere una valutazione ambientale e principalmente acustica relativa all'inquinamento. Allora, come sapete, soprattutto nel campo dell'AUA, gli procedimenti sono quelli previsti dall'articolo 3 del decreto 59. In particolare, per l'aspetto dell'impatto acustico, quasi ovunque è competente il comune. In quasi tutte le regioni, diciamo, è il comune che è l'ente competente a valutare questo. L'ARPA in particolare, lo ricordo a tutti, ha una funzione soprattutto, quasi esclusivamente, di carattere, come dice appunto correttamente la domanda, tecnico-scientifica, cioè fornisce un supporto tecnico agli enti che si devono esprimere in materia ambientale. Quindi, a stretto rigore, è corretto, insomma, che l'ARPA, almeno per le procedure di AUA, non venga invitata, diciamo, convocata, se si tratta di conferenza contestuale, nelle conferenze dei servizi, proprio perché non si tratta di un soggetto competente in materia ambientale, a meno che naturalmente non ci siano specifiche leggi regionali che prevedano diversamente. Però questo è il motivo per cui appunto l'ARPA, appunto, non, in questo caso non partecipa alle conferenze. Un'ultimissima domanda a cui rispondo, che riguarda il cambio gestione di un impianto carburanti. Si dice che l'utente presenta una SCIA per esercizio di vicinato nel settore non alimentare. Quale provvedimento è più opportuno che adotti il responsabile SUAP? Allora, in questi casi, ricordo a tutti che la tabella legata al decreto SCIA 2, il decreto 222 del 2016, prevede per il cambio gestore il regime della comunicazione, così come del resto lo prevede anche per il cambio della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti. Quindi, non è una SCIA, ma una semplice comunicazione, quindi senza tutti gli allegati, tutte le certificazioni e asseverazioni che vanno allegate a una SCIA. Quindi non c'è un provvedimento da questo punto di vista da adottare da parte del responsabile SUAP. Se vuole esprimere qualche vuole rispondere a qualche domanda la Camera di Commercio, io le do la parola volentieri.
Sì, allora rispondo ad alcune domande cercando di dare un po' una risposta ai quesiti maggiormente gettonati. Poi ripeto, per aspetti squisitamente tecnici è disponibile la nostra assistenza, per aspetti diciamo, più riguardanti le modalità di adesione, costi e quant'altro, potete fare riferimento alla Camera di Commercio di competenza e poi dire, anche noi verremo coinvolti. Posso soltanto dire che i costi di adesione alla piattaforma sono estremamente ridotti, perché voi capite bene che una piattaforma nazionale fa delle grandi economie di scala. Normalmente, soprattutto per comuni di piccole dimensioni, il sistema camerale si fa carico anche dei costi. Quindi, diciamo, finora non è mai stato un problema quello dei costi. Nella fase di adesione, si risolve anche il problema della privacy, questa è un'altra domanda che è stata posta. L'informativa privacy è stata definita a livello nazionale da funzione pubblica, quindi noi abbiamo recepito quella che è l'informativa privacy standard. Nel modulo di adesione che il comune sottoscrive qualora aderisca alla piattaforma, viene ribadita la titolarità dei dati da parte del comune che è e rimane ovviamente il titolare dei dati e l'incarico al trattamento dei dati ai fini della privacy verso il sistema camerale. Quindi anche il discorso della privacy viene risolto proprio in fase di adesione. E, tra le varie funzioni che vengono messe a disposizione, tra i vari servizi che vengono messi a disposizione, c'è anche il servizio di assistenza e quindi appunto per quanto riguarda i problemi tecnici che un utente dovesse incontrare nell'utilizzo della piattaforma, può rivolgersi al nostro servizio di call center direttamente o utilizzando quel portale di supporto che vi mostravamo prima. Ecco, rimanendo ancora per un attimo su quelle che sono, diciamo, le caratteristiche tecniche. Come spiegava prima il collega, nel momento in cui una pratica viene compilata, il sistema effettua tutta una serie di controlli formali di completezza formale della pratica e quindi rispetto a quelli che sono i requisiti previsti dalla modulistica unificata, va a verificare se effettivamente quella pratica sia completa dal punto di vista di tutte le informazioni che devono essere inserite e anche dal punto di vista di tutti gli allegati che devono essere presenti. Quindi da questo punto di vista viene fatto un controllo formale della pratica, quando la pratica viene inviata e può essere inviata appunto solo quando è completa di tutto, viene emessa automaticamente da parte dello sportello telematico una ricevuta di avvenuta consegna, che quindi è la ricevuta che dimostra che attesta che quella pratica è stata presentata presso lo sportello a cui è stata inviata. Il sistema recepisce, come dicevamo, quelli che sono gli standard tecnologici, quindi gli standard di formato previsti dalla modulistica unificata e quindi diciamo, prevede la generazione di tutti quei moduli in formato XML che consentono l'interoperabilità verso i sistemi di back office. Quindi da questo punto di vista il portale di Impresa in un giorno è potenzialmente interoperabile verso qualsiasi piattaforma. Perché dico potenzialmente? Perché da parte nostra noi ci siamo adeguati a quelli che sono gli standard di interoperabilità previsti da Agid, ma chiaramente è necessario che chi poi riceve la pratica abbia provveduto anche da parte sua ad adeguarsi a quelli che sono gli standard di interoperabilità. Quindi chiaramente noi siamo potenzialmente interoperabili con chiunque in quanto abbiamo aderito a quelli che sono gli standard nazionali. So che molti fornitori di software gestionali di back office si sono adeguati o si stanno adeguando e quindi potenzialmente possono prendere in carico e utilizzare i dati che gli arrivano. Ecco, però su questo chiaramente dovete rivolgervi al vostro fornitore per avere da lui garanzie sul fatto che il software o la versione di software che vi ha fornito, che vi ha installato, sia effettivamente compatibile e adeguato con l'interoperabilità
con quelli che sono gli standard nazionali. Altre domande vedo che riguardano la modulistica. Allora, da parte nostra noi provvediamo a recepire quella che è la modulistica unificata, quindi modulistica unificata sia a livello nazionale sia con le eventuali delibere regionali. Volevo anche precisare che la norma non prevede recepimenti o personalizzazioni a livello locale. Le personalizzazioni, gli adattamenti vengono posti in capo alle regioni sulla base delle norme regionali. Voi sapete che la normativa è o a livello nazionale o a livello regionale. A livello comunale ci possono essere dei regolamenti, ma appunto, come dice la parola stessa, regolamentano quello che è la modalità di applicazione della legge, non possono imporre o disporre modalità diverse da quelle previste dalla legge. Quindi la modulistica è appunto a livello nazionale o a livello regionale e noi provvediamo a recepire man mano la modulistica. Da questo punto di vista, proprio perché dobbiamo, ma vuol dire i SUAP, i comuni, gli enti per primi devono adottare la modulistica. Noi non possiamo prevedere dati, informazioni o allegati diversi da quelli che sono previsti dalla modulistica. Quindi, se la modulistica approvata non prevede più che ci sia un certo documento o una planimetria allegata, noi non possiamo prevedere quella planimetria come obbligatoria, perché la norma non lo prevede. Anzi, la norma prevede che chi richiede documentazioni, informazioni ulteriori oltre a quelle previste per legge è passibile di sanzioni. Ecco, questo è il motivo per cui non possiamo andare oltre a quella che è la modulistica approvata. E nel sistema sono censiti anche tutti gli enti competenti, e da questo punto di vista, se qualche ente ha la necessità di essere configurato in maniera diversa, ad esempio vuole ricevere le pratiche presso una casella PEC diversa o con modalità diverse rispetto a quelle che sono attualmente impostate nel sistema, è sufficiente che ce lo comunichi e quindi provvederemo agli aggiornamenti del caso. Vedo che mancano pochi minuti, quindi Paola, ripasso la parola. Abbiamo ancora qualche minuto, se c'è ancora qualche domanda alla quale volete rispondere, per me non ci sono problemi. Anzi, magari appunto sfruttiamo veramente gli ultimi 4 minuti. Allora, Vi io lascio la parola. no, volevo rispondere giusto a una domanda dove si dice: per quanto riguarda i distributori carburanti, prima di procedere alla comunicazione al SUAP, questi dovranno iscriversi ad Anagrafe Carburanti. L'iscrizione a tale portale è possibile solo per i titolari dell'impianto, ma non per i gestori, è corretto? Allora, sì, fondamentalmente, come sapete, dal 24 agosto del 2018. L'iscrizione all'anagrafe carburanti, che tra l'altro è possibile fare per i titolari degli impianti di distribuzione carburante attraverso appunto questa anagrafe che è accessibile tramite il portale Imprese in un giorno, è requisito essenziale per la continuazione dell'attività. Come sapete, per potersi iscrivere all'anagrafe bisogna dichiarare una serie di dati, autocertificarli, tra cui soprattutto il rispetto delle normative sulla viabilità, quindi il fatto di essere, parliamo naturalmente degli impianti stradali, non degli altri tipi di impianti, quindi il fatto di rispettare le norme del codice della strada, in particolare non avere un'area di sosta che consenta sia alle autobotti che alle auto che fanno rifornimento di occupare la carreggiata. Quindi chi non autocertifica appunto questa conformità non può iscriversi o comunque non può continuare ad essere iscritto. Queste sono verifiche che naturalmente poi effettua il SUAP attraverso l'accesso alle banche dati detenute appunto dal Ministero dello Sviluppo Economico sull'anagrafe. Quindi sì, fondamentalmente il gestore, se l'impianto non risulta iscritto all'anagrafe carburanti oppure è stato cancellato per dei problemi relativi appunto al mancato rispetto di quei requisiti, sicuramente ci sono dei problemi. Questo non vuol dire
Naturalmente che la comunicazione in generale non possa essere fatta, vuol dire semplicemente che il SUAP, poi ricevuta la comunicazione, dovrà effettuare, ma questo non soltanto per questo impianto, ma per tutti gli impianti che si trovano nel proprio comune, alle verifiche appunto se si tratti di un impianto iscritto o meno all'anagrafe. Manca un minuto, non so se volete rispondere a un'altra domanda. Eccoci, eccoci qui. Allora, ho riportato tutte le domande che sono arrivate qui fino a questo momento, dunque tutte quelle che magari non è stato possibile rispondere per questione di tempo, le troverete poi in forma scritta sulla piattaforma di Eventi PA nel nodo al quale vi siete, già iscritti e che a breve manderò il link nella chat. Ricordo a tutti il prossimo appuntamento del 26 novembre, potete già iscrivervi sempre su Eventi PA, andate sul calendario, a molti di voi sono già arrivate le mail con il link. A questo punto ringrazio i relatori e mi associo a tutti i complimenti che ci sono ora nella chat e auguro a tutti voi, lascio la parola ai relatori per gli ultimi saluti e grazie a tutti per aver partecipato. Al 26 ci vediamo. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a tutti, ci vediamo nel 26. Grazie mille, buon lavoro a tutti.